Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo gameplay commentary su Black Ops 1, su Nuketown, su Deathmatch a squadre puro, sulla modalità essenziale, che come vi ho detto già su quel video di Black Ops 2, che non so se quando sentirete vedrete questo video l'avevo già caricato, è diciamo una novità che mi piace abbastanza perché toglie tutte le stronzate del gioco, tutte le RC di serie di uccisioni, roba inutile diciamo. Che rompe un po' le palle, che può anche rompere un po' le palle su questo gioco, anche gli accessori. Tu non muori, ragazzi. Se faccio una kill con questa. Oh! No! E quindi mi piace come modalità e ve la ripropongo a tutti, anche a chi gioca ancora a Black Ops 2 ve la ripropongo. E niente, farò questo live così per farvi un po' vedere la modalità, diciamo. Merda. Attenzione, che azione qui. Coltello, coltello. Mi carica la palla. No, quello secondo me camperava. Ah no, ok. Bomba random, vai, così con le cose random. Stordente, stordente. Guarda questo come campera. Purtroppo i camper non li toglie sta modalità. Ma comunque già toglie abbastanza stronzate. Sinceramente non pensavo di potermi divertire senza serie di uccisioni e senza gli accessori, queste cose. Però invece in realtà è più. Questo l'avevo accoltellato. È più stile guerra vera, diciamo. Cioè, non è che sulla guerra vera fai 7 uccisioni e ti danno da lì e salto. Cioè, una cazzata. Questo invece è più guerra vera, c'è cioè solo l'essenziale, le cose che porteresti in guerra, diciamo. Poi vabbè, anche gli accessori in guerra, però diciamo questo è più fashion. Ecco come possiamo definirlo. Bunny hop! Kill! Attenzione, qui ricarico con tutta calma, tanto nessuno mi ammazza, qui c'è uno dietro. Cazzo, mi pare che sta giocando il timing, questi giocatori sono proprio scarsi. Da dove venite, cicci? Decidetevi perché. No, da lì. Oh, porca puttana! Morto. Merda, finito tutti i colpi, finito tutti i colpi. Mi schiaffò una coltellata fashion. Sì. Dammi la mia PL. Sì. Io sta arma la stimo, l'MPL, mamma mia. No, assassini vanno ammazzati. E niente, volevo farvi vedere un po' questa modalità, come ho detto prima, e mi è abbastanza piaciuta, spero vi piaccia anche a voi. Comunque vi invito a provarla. Perché anche io all'inizio ero un po' scettico, ho pensato ma boh, sta modalità non penso che sia tanto divertente, senza niente così, senza serie di uccisioni, accessori, specialità. Poi però ho visto un video di Albi che mi ha diciamo, consigliato un po' questa modalità e allora ho deciso di provarla. L'ho provata e cazzo se non mi piace. Mi è piaciuta, cioè gioco più di Deathmatch a squadra, gioco momenti solo a questo in Black Ops 1. Ma morì? Merda. No, lo sapevo che crepavo così. 23-9, ben risultato, non è niente male. Entra, entra. Come cazzo hai fatto a non morire, non lo so, però non sei morto. Stronzo, dovevi morire. Fa anche lui. No, no, non l'ho fatta io l'ultima. Vabbè. Faccio, mi sa, un'altra partita, sì, un'altra partita la faccio sicuro. Guarda, questo mi ha fregato l'ultima, maledetto, guarda. Qui gli stavo a sparare io, stavo qua dietro. Se non c'eri te facevo l'ultima, stronzo. Bastardo, maledetto. Black Ops 1, quanto cazzo mi piace sto gioco, è fantastico.
Meglio dei Call of Duty nuovi, tipo Black Ops 2. Questo secondo me anche è meglio dei Black Ops 2. Ancora Nuketown. Ora le classi. Mamma mia che classi, mamma mia che classi. Vabbè, non posso purtroppo fare un altro gameplay, ma farò un altro video e quindi ci vediamo in un prossimo video. Bella!